Nicolò è lo studente 17enne di grado rientrato da Wuhan in Italia dopo l'esplosione di epidemia da coronavirus. Il ragazzo ha dichiarato come questo virus non ha colori e non fa sconti a nessuno. Ricordiamo come Nicolò sia tornato a casa tramite un volo dalla Cina organizzato solo per lui, dopo essersi visto rimandare il suo rimpatrio per ben due volte, in quanto ammalatosi. Fortunatamente, si trattava solo di una normale febbre. Ad ogni modo, per seri motivi di prevenzione, Nicolò era stato trasferito in biocontenimento, tramite ambulanza, presso l'ospedale Spallanzani a Roma. Fortunatamente, dopo aver effettuato tutti i test circa la possibile presenza del Covid-2019 nel suo organismo, il 17enne è infine risultato negativo. Intervistato da Repubblica, il ragazzo ha rilasciato una dichiarazione che fa riflettere: il vero virus si chiama razzismo. Nonostante l'emergenza, Nicolò ha reso nota la sua intenzione di imbarcarsi di nuovo per l'Estremo Oriente e tornare in Cina. Punto coronavirus. Nicolò stava studiando in Cina. Era ospitato da una famiglia locale. Qui Nicolò trascorreva le normali giornate tipiche di uno studente della sua età: scuola, viaggi e degustazioni di cibo locale. Tenne ha dovuto necessariamente attendere l'aereo che lo ha inseguito rimpatriato.